Foro ci aiuta. A questo punto avete parlato di Green Day, oddio. Non so se c'entrano molto, loro sono i Blink 182, 182, pazzo, Blink 182, vai. Ebbene, sì, è un po' uno di quei gruppi, insomma, su cui un accordo, 10 brani, perché poi girano sempre intorno a quello, ci siamo accorti di riuscire a cantare. Quella. Però volevo dire una cosa che volevo lanciare a loro favore, un argomento che volevo lanciare a loro favore, una cosa che mi è venuta in mente mentre guardavo il video, era questo, ovvero hanno dei video molto molto simpatici, cioè sono sempre stati, non lo so, sono divertenti da guardare, dai, insomma, non mi fanno impazzire musicalmente, però sono simpatici da guardare. È come quando dici a una ragazza, sì, simpatica, ecco, più o meno gli hai fatto lo stesso tipo di complimento, poverino. No, non credo proprio. No, vabbè, comunque, insomma, tra l'altro ci sono molti gruppi che su due accordi hanno fatto mille canzoni, tipo gli SDC, e hanno fatto la loro fortuna. Detto questo, scusa, stiamo parlando di... Paragone del cazzo, però, perdonami, sorella. Lo sai che li amo, gli SDC. Stiamo parlando di vacanze, stiamo parlando di musica in vacanza, quindi qual è la canzone o, se volete proprio dire, l'album che assolutamente non può mancare durante le vostre vacanze, già che ci siete, diteci pure dove andate. Tra l'altro, stamattina stavo ascoltando Fabri degli Io Drama, che conduce il Morning Glory dell'ogni mattina. Ciao Fabri, ciao. E anche lui ha fatto un programma un po' incentrato sulle vacanze, e la domanda era: siete zingari o siete organizzati? Nel senso, durante le vostre vacanze andate alla rinfusa o no? E non so perché lo sto dicendo, perché io domani parto per il Portogallo assolutamente senza meta. Visto che il a caso, e quindi vabbè, visto non che il cosa. Visto che il no, visto che proprio l'argomento era questo, ma il pubblico di Rock TV ha già risposto: tu sarai zingara o organizzata? A questo punto non lo so. Guardami cosa sarò. Ci avrai la valigina con tutti gli scomparti precisi, organizzati. Sono una super zingarona. Vai Jack, leggiamo un po' di SMS. Ciao belle, gli album di cui non potrò mai fare a meno per quest'estate sono The Last Command, The Wasp e Overkill, The Motorhead. Rock and Roll, Paolo Di Comondi. Rock and Roll. Ma vogliamo anche sapere dove andate, non dimenticate di scrivercelo. Poi noi stiamo parlando tanto di mare, ci sarà anche qualcuno che andrà in montagna. Sì, noi abbiamo messo solo video in spiaggia con le fighe, qualcuno andrà anche in montagna. Infatti con i tirolesi. Ci è arrivato solo un messaggio su una persona che andava al festival, di cui adesso non ricordo il Non dirlo, nome. Vai Jack. Ciao belle, nella mia estate non può mancare Carlos Santana, che andrò a vedere a Brescia mercoledì, è il migliore. È vero, ho visto i manifesti in giro di Santana. Gran chitarrista comunque. Eh beh, insomma, ha iniziato uno stile, ha introdotto uno stile tutto Quale? Suo, un modo, quello di Santana per l'appunto. Ah, okay. Ciao gnocche, sono Antonio da Cagliari, il pezzo di David Lee Roth è Girls on Summer. In vacanza portatevi il primo dei Van Halen. Un bacio. Hai visto? Hai visto che c'ero? Io avevo detto Boys of Summer, era Girls of Summer, sì. Ma scusa, ma non era anche il pezzo degli Aerosmith? È lo stesso titolo del video degli Aerosmith che abbiamo L'originalità, visto. L'originalità, ogni prima. Tanto si passano la palla. Peccato, perché su YouTube avevo visto il video, era molto carino, però purtroppo oggi non me la possiamo fare vedere. Ma tra l'altro, a proposito di Van Halen, ho una cosa da dire e la dico in diretta, perché è un messaggio che è arrivato per me e per no, te. No, veramente? Settimana scorsa, è troppo avanti questa cosa qui. No, praticamente c'è stato Satriani che ci manda i saluti, io te lo dico, tramite un amico di cui chiaramente non parlo, insomma. Satriani ci manda i saluti, quindi Satriani, Van Halen, Chicken Foot. Ma chi è Satriani? Scusa, non sì. Vai Jack. Io non lo so questa, perché se la devi tirare. Vai Jack. Quest'estate mi porterei Ketty in vacanza, ma sapendo che non è possibile la passerò su qualche spiaggia ad ascoltare gli Steelers. PS, ci avevo anche l'amico per Alteria. Grazie per il pensiero. Vabbè, pensami un po', non pensare solo a quella gran topolona di Brody che canta nei Distillers, pensa un po' anche a me. Distillers, yes. Yeah, vai. Vai Jackie. Ciao belle gnocche, io un CD che consiglierei per l'estate è Lotte Metallica, è il loro album più adatto perché ha influenze country. Mm.
Bene. Sì, poi... dai, diciamo che non è il preferito, ma insomma, effettivamente sì, per l'estate è un album preciso. Tra l'altro, cosa userò per ascoltare il CD? Perché se porto il CD, ormai tutti hanno l'iPod, hanno quelle cose, quindi devo mettere gli MP3 dentro. Mi devo organizzare entro domani, perché alle 4 l'aereo, quindi metto gli MP3 dentro. No, vabbè, ci stavo pensando. No, però... è il bello, questo ve lo devo dire, che quando abbiamo cominciato oggi la puntata, siccome noi facciamo grandissima preparazione dietro durante la settimana, una delle cose che è venuta fuori è Katty, mi raccomando, non facciamo i monologhi di un'ora sulle nostre cose che riguardano solo noi, mi raccomando interazione, mi raccomando cose che interessano al pubblico, i monologhi no, insomma, infatti sto interagendo con te. Ultimo messaggio, Jack, prima del video. Ciao ragazze, le nostre vacanze saranno all'insegna di Guns N' Roses. Abbiamo una bimba ed è l'unico gruppo con cui riusciamo a farle dormire in auto. Grande cazzo. Mani in alto per la vostra bimba, mani in alto per voi e mani in alto e mani in faccia a tutti quelli che se ne vanno in vacanza, la facciazza mia. E quindi vediamo questo fantastico video, che tra l'altro l'ha scelto Jack, è lui che ha fatto la selezione perché non ce la deve di rotta, appunto, e quindi questi sono i REM. Yeah. Questo video un po' mi incute, comunque volevo dire che mi incute, sì. Allora, Katty, tu che, come tutti noi sappiamo, sei una grandissima esperta di musica emergente italiana, a questo punto noi vediamo tre, e dico uno, due, tre, nomi di tre band italiane che tu ci vuoi così allegramente consigliare per quest'estate. Sì. Vai. Allora, diciamo che non si tratta di musica proprio emergente. Ho detto tre nomi. Consiglio. Se tiro un pugno. Allora, consiglio a tutti voi tre album di band comunque italiane, quindi per chi non si interessasse troppo di questa musica ma andasse ancora a parlare un po' all'estero, mi dico tre nomi che sicuramente vi convinceranno e sono nell'ordine: Marta Situbi con Sushi e Coca, secondo me quello è un grandissimo disco; I Ministri con Tempi Bui, quello secondo me è un gran disco; e poi gli Hemoglob con il disco omonimo, anche quello un gran disco, per cui andatevi ad ascoltare. I Marta Situbi e Ministri molto più italici anche come progetto, gli Hemoglob un po' più standardizzati rispetto all'America e al rock internazionale, è molto new wave, però bravi. Questi sono i tre miei consigli. E invece tu, o donna onnipotente tutto sapere, cosa ci consigli? Beh, assolutamente durante la mia estate non potranno mancare i Radiohead. Okay, vai Jack. Gnocchi, un album per l'estate, Ten dei Pearl Jam. Mandatemi un bacio, per favore, sono appena stato licenziato. Stefano Daffè. Va bene, un po' lesbo. Vai, ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao bellissime, non potrò mai fare a meno in vacanza dei Tool. Siete buone, un bacio. I Tool li porterò anch'io sicuramente con me, anche perché il mio compagno di viaggio è un grandissimo amante come me, quindi i Tool non potranno mancare. E anche i Clash e anche i Primus, già che ci sono. Mi sono venute in mente altre due band che mi porterei in vacanza se ci andassi. Vai Jack. Per l'estate non potrò fare a meno della canzone Burn It to the Ground dei Nickelback, di cui è appena uscito il video, e del loro album Dark Horse. Ciao da BB. Cioè, pare di capire che ognuno di noi porterà una valigia appositamente per i CD, perché esatto, se veramente dobbiamo portarci tutti i CD che stiamo nominando, ragazzi, cioè una valigia apposta per la discografia. Ce ne sta un ultimo, Jack, riusciamo? Ultimo. Ciao ragazze, sono Aldo da Brescia e vado a New York 2 settimane. E gli album che porterò sempre con me sono Led Zeppelin 2 e Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Buone vacanze. Buone vacanze anche a te, e se posso permettermi di dire questa cosa, New York, questo TD mi piace, New York goditela soprattutto a livello musicale, vai a scoprire un sacco di band, frequenta i locali live perché è veramente figa, l'America da questo punto di vista ci dà proprio la merda, c'è da 10 giri, quindi goditi soprattutto la musica di New York, a parte la città che insomma è bella. Purtroppo non ci sono mai stata. A questo punto, cari miei ragazzuoli, vi saluto, lunedì prossimo non ci sarò, non ci sarà Database in diretta, onestamente, non, cioè ci sarà Database ma di sicuro, non lo so insomma cosa ci sarà, lo scoprirete. Vabbè, solo vivendo. Lo scoprirete. Salutate. Solo vivendo. Ci vediamo il 27. Tuna.com per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo, venitemi a trovare, e nospeech.it, ma soprattutto Altera Katty su Facebook. Ciao ragazzi, buone vacanze. Ciao. Ciao Jack.